rifaccio da capo. Il progetto Si può fare è una gara di invenzioni tecnologiche rivolta alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. E allo stesso tempo è un'attività PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, rivolta ai ragazzi del triennio di liceo scientifico. È una gara di invenzioni tecnologiche perché ai ragazzi delle scuole medie viene consegnato un kit di materiale composto da legno, catene di ferro, filo di ferro, del pongo, vario materiale con i quali devono realizzare, divisi a gruppi di 4-5 persone, un giocattolo funzionante. Hanno 12 ore di tempo a disposizione nel quale il gruppo deve procedere a preparare il giocattolo e durante il quale i professori devono solo controllare che tutto vada bene, anzi devono osservare come si stanno muovendo i ragazzi, che cosa preferiscono fare. Oltre al kit di base è fornito anche del materiale specifico in accordo con il tema scientifico dell'anno. L'anno scorso erano i magneti, per cui dentro il kit si trovavano magneti di diverso genere, dalle magneti di gomma, dai plastomagneti, magneti in ferrite al neodimio. L'anno precedente invece per esempio era l'energia e quindi avevamo anche pannelli solari, cavi, motori elettrici e per di più alimentazione con batterie. Una volta che le 12 ore sono terminate, i ragazzi presentano il loro giocattolo. Una giuria viene e li valuta e il miglior progetto ha diritto poi a partecipare a un evento finale dove tutti i progetti di ogni istituto partecipano per confrontarsi e viene premiato il migliore. I giocattoli che sono stati realizzati dai nostri ragazzi sono sempre molto curati, soprattutto da un punto di vista estetico, e sfruttano il principio di funzionamento che viene proposto all'interno del tema. Qui l'argomento era il magnetismo, quindi qui il gioco è realizzato sfruttando il movimento di magneti che si muovono attraverso un filo oppure tramite delle aste mobili. Ancora, in questo caso il tema era l'energia, per cui è stata preparata una pista di atterraggio dove il gioco consiste nel riuscire a frenare l'aereo in tempo utile, un aereo che viene mosso da un'elica a sua volta alimentata dall'energia solare. Questa attività si è rivelata molto efficace soprattutto come attività di orientamento per la scuola secondaria superiore, perché i professori possono, durante le 12 ore di lavoro dei ragazzi, compilare una scheda delle competenze e segnare le cose che i ragazzi preferiscono fare, soprattutto in ambienti informali, dove tra di loro si dividono i compiti e decidono che cosa preferiscono fare. Chiaramente ci sono diversi ruoli, c'è il disegnatore che deve fare un disegnatore tecnico, il promoter che deve preparare la pubblicità del giocattolo, ci deve essere anche il reporter che scrive un'agenda dettagliata su come si è sviluppato il progetto. L'attività si è rivelata anche molto significativa come attività PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, perché i ragazzi si sono sentiti coinvolti in prima persona nell'organizzare un evento che ha coinvolto non solo altri studenti della scuola media, ma chiaramente anche i loro insegnanti, e soprattutto i ragazzi PCTO hanno dovuto organizzare un evento finale dove hanno partecipato i migliori progetti da tutte le scuole, hanno dovuto trovare una sede, trovare una giuria che valutasse i progetti, hanno dovuto trovare dei premi e uno sponsor che potesse pagare i premi. In questo modo sono usciti anche loro a lavorare in gruppo, a collaborare, a entrare in contatto non solo con il mondo della scuola ma anche con il mondo esterno. Questo progetto infatti ha come caratteristica principale la collaborazione di diversi enti che tutti collaborano all'educazione. Quindi abbiamo sicuramente i professionisti dell'educazione, cioè gli insegnanti, in particolare l'AIEF, l'Associazione dell'Insegnamento della Fisica, ma poi abbiamo il territorio, in particolare Confindustria e Federmeccanica, in particolare dato che è stato sviluppato nella provincia di Brescia, Confindustria Brescia. E poi anche l'Associazione Agrimagnetici, che ha l'opportunità di condurre attività STEM non solo con la scuola secondaria di secondo grado, ma anche con la scuola primaria, con la scuola
media e anche addirittura con la formazione docenti.